Io scansione. Scansione i libri. Controllo i libri. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccati. Consegna carica. Ciao, Sam Bridges, giusto? Ti stavamo aspettando. Il misuratore che hai portato salverà tante vite. Condurrò una rapida ispezione. Oh, fantastico. È in condizioni perfette. Grazie. Una volta collegati alla rete passeremo a tutte le nostre misurazioni. Vuoi avere tu l'onore? Come saprai, questa stazione meteo fu costruita prima del Death Stranding. L'ha sistemata la Bridges 1. Purtroppo abbiamo perso i contatti con i satelliti meteo a causa delle nubi chirali. Quindi è stato difficile prevedere le cronopiogge. Ma grazie a te, questa stazione meteo tornerà a funzionare come prima. Ci hai reso il lavoro più facile. Vogliamo ricambiare il favore. Non ti deluderemo, promesso. Stammi bene. Vedo che hai ripristinato la stazione meteo. Un lavoro magnifico, Sam. Quando una regione viene integrata nella rete chirale, è come se si avvicinasse alla spiaggia, in un certo senso. I livelli di chiralium subiscono variazioni e misurare queste variazioni è una delle funzioni del Qubit. Se ne sapremo di più, potremo prevedere con maggiore precisione le cronopiogge. Senza la rete chirale tireremmo a indovinare. Ah, e grazie al tuo ultimo successo ora puoi vedere le previsioni del tempo usando le tue manette Link. Controlla la mappa e vedrai. Ti sarà utile per pianificare i percorsi. Io terrò d'occhio la densità chirale dal laboratorio. Non è lontano da South Knot City. Continua a completare quegli ordini e presto riconnetteremo la regione. Buona fortuna. Ben fatto, Sam. La rete ha una connessione in più. Continua così e finiremo presto. Le previsioni della stazione meteo sono visibili a chiunque abbia accesso alla rete chirale, te compreso. Le puoi vedere con le tue M-Link. È comodo per pianificare un viaggio. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi a...
aggiunto tettoie anticronopioggia al CCP. Così tu e il tuo carico starete all'asciutto finché il tempo non migliora. Congratulazioni, Sam. Il tuo CCP è salito di livello, per così dire. Adesso è in grado di realizzare strutture molto più complesse. Mamma ti fornirà i dettagli al riguardo. Sam, ho aggiunto il progetto Ricovero al tuo CCP. È un edificio bello grande, perciò richiederà molto tempo e parecchi materiali. Una volta costruito, sarà del tutto identico a una stanza privata. Provaci. L'overcarro è una specie di carretto. I cristalli chirali lo sollevano dal suolo, facilitandone il movimento su terreni sconnessi. Puoi piazzarci sopra il tuo carico e rimorchiarlo con il minimo sforzo. In caso uno non bastasse, puoi agganciarne due tra loro e trainarli insieme. Solo ricordati che gli overcarri funzionano se riforniti con i cristalli chirali. Portane a sufficienza per il viaggio. Grazie per il tuo contributo. Ora con le tue M-Link puoi vedere le previsioni del tempo. Ti saranno utili in viaggio. Ti servono altri cristalli chirali. Trova ciò che ti serve. Trovata la quantità necessaria, vai al cantiere e metti a posto quel ricovero.
Oh, oh. Sei pronto, Sam? Adesso apri il tuo CCP e seleziona ricovero. Non ci siamo, Sam. Ti servono altri cristalli chirali. Se non ne hai con te, va a cercarli e poi riportali al ricovero. Ecco così, va tutto bene. Tranquilla, chiudi gli occhi. Qualcuno è felice. Ecco fatto.
previsioni meteo sono simili alle previsioni del futuro. Certi animali hanno un sesto senso che li aiuta a individuare i pericoli, ma noi abbiamo di meglio, la capacità di raccogliere informazioni e agire di conseguenza. Solo gli esseri umani sono in grado di pianificare. Abbiamo la capacità di vivere ogni giorno pensando a come sarà l'indomani. Ed è grazie alla nostra immaginazione se abbiamo sviluppato una cultura ricca e vivace. Ma col tempo abbiamo perso di vista il domani. Siamo ridiventati degli animali, concentrati solo su noi e ora. Grazie, Sam. Col tempo questo ricovero darà una mano a tantissime persone. E non mi riferisco soltanto ai corrieri che si fermeranno qui mentre sono diretti alla stazione meteo, ma anche alle persone che saranno aiutate da quei corrieri. Siamo tutti legati gli uni agli altri, Sam. Comunque, tu avrai l'onore di essere il primo a riposarti qui. Apprezziamo molto. Buongiorno, Sam. Preghiero di sangue completato. Grazie della tua generosità. Numero 1.
Mutante X numero 0. Segreto. Sono riuscito a trovare qualcosa di speciale. Un Bâtard Montrachet Grand Cru. Te lo farò assaggiare quando sarai grande. Un brindisi. A Lisa. E a te. Ricontrollare l'attrezzatura.
Avvio scansione. Scansione ID 3. Il Fragile Express verificato. Levate armi. Saranno bloccate con la vita. Carico del via. Grazie. Ok. Grazie. La Bridges ci ha sempre aiutato molto. Amelie era una cara amica. Lei capì l'importanza di cosa facevamo e fece molto per far ripartire la fattoria. È da tanto che aspetto di unirmi alla rete chirale. Diamo un'occhiata a cosa hai portato. Sei d'accordo? Accidenti. Hai portato così tanta roba. Ma mi spieghi come hai fatto? Che tu sia benedetto. Non è che conosci Fragile, per caso? Se la vedi, dalle un messaggio da parte nostra. Dille, grazie, ci hai salvato. Se non si fosse fatta avanti South Knot City e la nostra fattoria, sarebbero scomparse. È un'eroina. Dille pure che te l'ho detto. Oh, certo, la rete. Ci puoi collegare? Allora, i muli non ti hanno dato tregua dopo aver rilevato il tuo carico, eh? Ecco, per evitare che succeda di nuovo, abbiamo potenziato il tuo scanner di carico. Poniamo che stiano per rilevarti. Col giusto tempismo, puoi ricambiare la cortesia. E annullerai il loro impulso con il tuo. Non si accorgeranno di nulla e potrai defilarti senza problemi. Agisci al momento giusto
usare la cronopioggia a nostro vantaggio. La nostra fattoria sarà la prima. A dire la verità, abbiamo fatto alcuni test, ma senza poter prevedere le cronopiogge, i risultati non sono stati granché. La cronopioggia da queste parti era regolare, quindi riuscivamo a capire quando convenisse piantare o raccogliere. Ma poi sono arrivati i terroristi e hanno mandato tutto in malora. Troppi morti, troppi crateri. Il tempo è diventato impossibile da prevedere. Ma le previsioni della rete ci hanno aiutato a riprenderci. Se tutto va secondo i piani, ci espanderemo e sfrutteremo le cronopiogge per coltivare interi lotti di terra. Porteremo avanti anche le ricerche genetiche per vedere se riusciamo a trovare il modo di sviluppare un ecosistema sostenibile. Forse riusciremo addirittura a capire qualcosa di più sulle cronopiogge. Ne avremo di cose da fare, ma mi sento all'altezza del compito. Grazie di nuovo, Sam. Ci hai dato la speranza di un domani migliore. Attendo con ansia il raccolto. Avanti, Sam. Sei a metà strada. Ce la puoi fare. Eh? Ma guarda che roba. Hai appena collegato la cronofattoria alla rete e abbiamo già ricevuto nuovi ordini. Tanto vale sfruttare il tuo ritorno. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Oh, questo è perfetto per la mia collezione. Sei un angelo, Sam. Grazie. Grazie per il tuo contributo.
cosa non vorrà. Devo stranchire le gambe.